Certe volte qualcuno ti racconta un sogno. Da tempo sogno di fare un film che non c'è. Un film? Chiesi io. Sì, un film che ho sempre sognato su Yuri Aronovich. Poi dopo un po' aggiunse, lo farebbe lei? Ho intrapreso così il mio viaggio lungo le orme di Yuri. Yuri Aronovich, il direttore d'orchestra. Maestro? Time. Non aveva il fascino di Brad Pitt, però quando alzava la bacchetta, lui usava sempre una bacchetta lunghissima per dirigere, mi ricordo, diventava Dio. Riusciva a cogliere anche laddove ad occhio nudo non pareva potessero esserci potenzialità, degli effetti, delle sfumature, sia nella partitura musicale, sia proprio anche nelle competenze dei musicisti e dei cantanti. Quindi in questo, secondo me, Raddomante è una metafora che rende bene l'idea di quanto il maestro riuscisse a scavare in profondità. I have feeling that I have very long end, yes, and I must have sound, yes, here with my body together, yes. I prolong my feeling. La valigia a portata di mano, il nostro insieme, il mio e di Yuri. Un viaggio di 30 anni, treni, automobili, aerei, stanze d'albergo e rifugi affittati, rincorrendo prove, direzioni di orchestre e concerti. Yuri Aronovich è nato a Leningrado il 13 maggio 1932. Nella Neva, il grande fiume, scorrevano i ghiacci. Yuri ricordava la città di Leningrado con molta nostalgia e amore. Però Yuri, di questa città, Leningrado, ha sempre ricordato pure le sofferenze cui vissute e patite durante il regime di Stalin. Tuo padre, professore di matematica all'università, qui fu perseguitato e umiliato in quanto ebreo. Erano pochi dei musicisti ebrei che avevano incarico di direttore di orchestra importante, e lui ha lasciato tutto questo per andare in Israele. Когда Юрий Аронович подал заявление об отъезде в Израиль, вот это было настоящей репрессией уже. По распоряжению главы Всесоюзного радио все записи, сделанные Ароновичем, то есть записи оказались уничтожены. Noi non potevamo studiare la lingua ebraica o la storia ebraica o niente del genere. Eravamo solo in passaporti, c'era scritto ebreo. Yuri era un uomo meraviglioso, con Tami vicino, questo amore bellissimo per la musica. Ancora oggi non mi posso dimenticare del suo sorriso, sempre pure bello.
E come ha detto il mio professore, lui ha detto: caro Yuri, noi abbiamo migliore professione del mondo, perché noi parliamo ogni giorno con Dio e siamo pagati per questo. Per me musica è mia vita.